La Sampdoria, lanciata verso la finale di Coppa dei Campioni, cercava con la Roma un recupero soprattutto psicologico dopo la pesante sconfitta col Milan e lo ha pienamente trovato, agguantando in zona Cesarini un risultato utile anche per la zona UEFA. I giallorossi di Bianchi hanno comunque mostrato al futuro allenatore Bosco tutto il loro valore e sono usciti dal campo con qualche rammarico. Anche per loro le aspirazioni di Coppa UEFA restano intatte. Gli allenatori dati per patenti non tradiscono le emozioni del calcio parlato. Vialli mimetizza bene il suo ritocco cosmetico. Fa caldo e qualche assenza importante da una parte e dall'altra non contribuisce certo allo spettacolo. La Roma, più quadrata a centrocampo, preme maggiormente e si procura anche qualche buona occasione. La Samp prova spesso a saltare il centrocampo, dove Silas è più portato alla rifinitura che al contrasto, e come sempre si affida alle invenzioni dei suoi gemelli, che peraltro Garzia e Aldair tengono molto bene. Carboni ed Essler spingono sulle zone laterali più di Lombardo e Ivano Bonetti e Föller mette in difficoltà più di una volta anche il libero Dario Bonetti. Nella ripresa, con Mannini al posto dello stesso Dario Bonetti, la Samp appare più in palla e controlla meglio la partita, ma sciupa un paio di occasioni ghiottissime anche per la bravura di Zinetti e comunque per un eccesso di precipitazione che alla fine farà molto arrabbiare Boscov. Le emozioni arrivano tutte negli ultimi 4 minuti. Prima Giannini approfitta di un rimpallo dopo un calcio di punizione e a un minuto dalla fine segna un gol che fa scattare l'orgoglio doriano. Quando Mancini batte una punizione conquistata da Vialli, anche Pagliuca si fa sotto, alla rampulla. I difensori romanisti si smarriscono e Silas, tutto solo, mette dentro di testa il gol del pareggio. La Roma prova a ottenere quel qualcosa in più che credeva di avere meritato, ma non ci riesce. Amedeo Carboni, avete provato a vincere contro i tuoi ex compagni, al momento ce la facevate, forse però è più giusto così il pareggio, no? Sì, senza rompere le caviglie, come si era detto. Ha anticipato la domanda. Ah, ecco, no, perché... Com'è questa storia? Come andate? No, questa storia, perché se io avevo fatto una battuta in confidenza con una persona, però è stata riportata in una maniera come fosse una minaccia, e quindi, diciamo, molte volte si chiede la professionalità ai giocatori, però allarghiamo anche il campo, quindi è brutto, perché io da Genova ho tanti amici, ho tanti compagni, perciò è la cosa peggiore che potessi dire, ecco. Parliamo della partita. È risultato giusto, dicevamo. Non so, io non voglio essere di parte, però credo che se la Roma nel primo tempo avesse fatto 2 gol non avrebbe rubato niente. Gianluca Pagliuca, il gol del pareggio della Sampdoria è stato segnato da Silas, ma tutti dicono il merito è tuo. Sei partito dalla tua porta per imitare Rampulla. Ma la pressione è anche quella di Rampulla. E niente, forse i difensori della Roma erano preoccupati e non hanno marcato bene Silas. Sul ponte di Lombardo era completamente libero e ha fatto gol. Oggi comunque avete dimostrato che l'infortunio di Milano è decisamente alle spalle, anche dal punto di vista psicologico. Sì, perché perdere 5-1, poi trovarsi in svantaggio all'88esimo per 1-0, poi avere la forza di reazione e dopo un minuto pareggiare subito, vuol dire avere grandi requisiti, avere un grosso carattere, ecco, che sia di buon auspicio per mercoledì.